Non la tengo neanche stamattina. Raga, questa crema spalmabile è la droga, cioè è troppo troppo buona. Infatti, attenzione che può creare dipendenza. Adesso mi finisco il mio bell'attuccio. Ah, non vi ho messo la ricetta dei pancake perché giù nell'info box trovate proprio il link dove l'abbiamo preparata insieme in un video, quindi era abbastanza inutile. E quindi niente, raga. Io vi consiglio di prenderla sul sito di Haul, poi più tardi vi faccio vedere anche delle cose. Ovviamente giù trovate il mio codice sconto. E adesso bevo il latte, mi inizio a preparare. Poi devo scendere giù nella cantina a prendere l'acqua, devo riempire le bottiglie, devo farmi il panino. Un po' di cose la mattina, infatti, raga, non vi faccio vedere tutto, poi dopo vi faccio vedere finito. Ma oggi, da quando ritorno proprio a casa, vi porterò proprio nella mia quotidianità. Vi faccio vedere proprio la mia vita, com'è un alto e un basso. Adesso devo devo anche vestirmi, infatti mi sono vestita pesantissima perché a scuola fa troppo troppo freddo. Pensate, ieri avevo 5 maglie addosso, di nuovo canottiera, maglietta a mezze maniche, felpa chiusa, felpa aperta che poi l'ho chiusa, giubbino, scaldacollo, leggings pesante, calze, calzine e scarpe. Sono stata 6 ore, anzi 7 ore ieri a congelarmi, infatti sicuramente anche oggi. Oggi non so cosa farò, cioè di mio lo so, però non so se esce qualche contrattempo perché la mia vita è anche questo. Quindi adesso vi faccio vedere, mi metto questo jeans maglione super pesante, cioè è la vita questo maglione, l'ho preso, pensate che io quando ho acquistato questo maglione dei H&M stavo in prima superiore, ha il collo alto quindi mi piace un botto. E poi questa felpa, poi ovviamente anche calze e calzini. Ma questo pantalone non lo metto da un sacco di tempo, perché ultimamente mettevo sempre leggings, quindi jeans proprio zero, solo per uscire, quindi bene, bene, bene. Adesso quindi mi vesto e poi mi faccio un trucco semplicissimo. Eccomi qua, mi sono vestita. Comunque, raga, le scarpe che vi dicevo, quando vi ho fatto vedere quelle scarpe là, sono queste qui, oh. Cioè, sono bellissime, no? Metti a fuoco. Comunque sono queste qui, oh, della Diadora, cose chisto, e sono scomode per lo scotto, mi uccido, mi vengono i crampi, però per passeggiare vanno bene. Quindi io adesso mi trucco, infatti mi sono levata un attimo i capelli, faccio una cosa molto semplice, la mattina utilizzo questo correttore qui di Wycon, che è molto molto buono, e colorazione se non sbaglio, questa macchinetta ultimamente non mette più a fuoco, comunque 02. Vabbè, pennelli, poi blush, cipria, terra e illuminante. Il mio trucco base. Qua, trucco di neanche 2 minuti fatto. Mamma mia, stasera mi devo fare anche uno shampoo. Questi capelli sono cresciuti tantissimo, guardate qua. Quindi adesso io vado giù, vado a prendere l'acqua, riempio la borraccia di Versapolvent, faccio il panino. Volevo fare il panino con l'albume, solo che mamma ha detto fatelo con la bresaola perché comunque è poca e dobbiamo toglierla da mezzo. Quindi ve la faccio con la bresaola, è da tanto che non mangio la bresaola. Quindi faccio il panino con la bresaola, preparo lo zaino e poi si va a scuola. Il vostro omino sta andando a scuola, dopo devo tirarmi i capelli fuori. Eccomi qua, ho messo anche la borsa perché praticamente era un libro, poi vabbè l'acqua, caricatore eccetera, ma non conveniva portare lo zaino. Quindi adesso vado a scuola, poi vi faccio vedere, vabbè, il classico video della merenda e poi noi ci vediamo direttamente a casa con il pranzo e poi per tutta la giornata. A dopo! Finalmente sono rientrata a casa, mamma mia, la giornata è finita. Adesso sono rientrata a casa e si sta benissimo, fa caldo infatti in casa rispetto a fuori e rispetto a scuola. Avete visto che ho mangiato la barretta? Per il semplice motivo che io adesso non pranzo subito perché io devo editare
delle foto di un primo compleanno, perché mi segue su Instagram già lo sa che domenica sono stata a un primo compleanno e ho fatto io le foto, quindi mi metto anche ad editare. Poi che devo fare? Devo studiare italiano e diritto, quindi mangerò verso le 4 perché comunque potevo anche cambiarmi, ma poi vi aggiorno. Questo è il riepilogo della giornata, perché poi comunque alle 5 devo andare a scuola guida e poi da lì devo andare in palestra, quindi mangiare adesso che sono le 2 è anche inutile, visto che comunque devo andare ad allenarmi alle 6, poi arrivo con l'allenamento che ho fame e anche no. Quindi preferisco fare prima queste cose, finisco di fare queste cose e poi ci dedichiamo al pranzo. Quindi adesso mi vado anche a cambiare, mi metto comoda e inizio a fare tutte queste cose. Anzi, no, inizio prima a fare tutte queste cose e poi mi cambio. Ho appena finito di esportare tutte le clip, ci ho messo 40 minuti. Mamma mia, perché comunque erano tantissime foto, perché comunque essendo che è un primo compleanno, comunque la bimba tendeva comunque a muoversi sempre, quindi non so quante foto ho fatto e ho scelto le più belle, ovviamente, poi alcune buffe, quindi adesso mi metto ad editare il video. Sicuramente per le 3-3 qualcosa ho anche terminato e poi dopo inizio a fare i compiti. Ho riempito anche per la seconda volta la borraccia con l'acqua, perché ovviamente a scuola l'ho finita. Quindi adesso finisco di editare, praticamente nel vedere anche le clip di stamattina, io tutta che volevo fare la figa con tipo la canzone della sveglia, che ora mi svegliavo, che spegnevano un po' così, oh. Ovviamente non si è visto niente. Avevo ancora la sveglia, quindi quando sono andata a fare l'esame con la scritta sopra esame, ho detto vabbè, e in più non si vedeva neanche l'ora, quindi vabbè, dettagli. Ho appena terminato, sono le 3:31, quindi non mi conviene iniziare a studiare perché comunque tra mezz'ora devo iniziare a cucinare, quindi aspetto che si esporta, a parte che ci vuole 2-3 minuti perché il video è di 2 minuti e 50, quindi niente di che ho. Quindi, prima parte del mio lavoro andata. Possiamo spuntare questa prima parte. E adesso quindi vado a prepararmi, vi faccio vedere anche cosa mi metto, leggings, easy. E poi non so se devo andare in posta prima di andare a scuola guida, vedete che la mia vita è tutta un cambio di programma, quindi non lo so, so di per certo che adesso mi vado a cambiare e iniziamo a cucinare. Ovviamente qualcosa di semplice e veloce, perché proprio oggi ho deciso di portarvi proprio nella mia quotidianità. Io sono così, questa è la mia giornata e quindi ci sta che io in un giorno non mangio niente di elaborato, ma mangio la semplicità, perché sono molto semplice anche nel cibo. E quindi niente, a parte che poi voglio affrontare con voi anche in un video mukbang una questione, tipo prodotti confezionati, tutte queste cose qui voglio parlarvene proprio in un mukbang, perché se adesso vi metto a parlare sapete che come sono io, da un discorso vado a un altro, da un'altra cosa vado a un'altra, perché le cose da dire sono tante, ho deciso proprio di farvi un video proprio a parte e ci tenevo a dirvi un'altra cosa, a parte che vi lascio le storie. Allora, sono qui per dirvi una cosa molto importante per me e molto bella. Io già sapevo di questa cosa, però non vi ho accennato niente perché sono molto cattiva. Praticamente sono stata premiata da All Sap, ovviamente io non me l'aspettavo quando ho ricevuto il piedine, che è la Pia Rima Fit di Rima. Ovviamente la proveremo insieme, penso di fare un video perché sono 15 e vabbè, cioè raga, grazie, grazie mille veramente. Io non me l'aspettavo, quindi grazie per tutte le mail, infatti c'è una sorella, no, leggi qua, ma veramente il mio nome. Invece sì, io come new entry del family member, cioè sono entrata come ambassador e quindi mi hanno premiata. Cioè, io non ci posso pensare, dopo ve la faccio vedere tutta, cioè il supplement, ma un ringraziamento speciale va a voi. Penso, spero che si vedano bene. Praticamente sono stata premiata da All Supplement come new entry, quindi una new entry che sono stata premiata, ho ricevuto un premio, in più anche 15 Pia Rima, si chiama così, di pizza della di pizza Rima. Di Rima Benessere, praticamente la pedina, infatti anche con quello vi voglio fare un mukbang, queste cose qua, perché io non l'ho mai provata, quindi le ho ringraziate su Instagram, vi ho ringraziato anche a voi.
E a parte che avete visto già le storie, che vi metto direttamente le storie perché adesso ho già posato tutto, raga, è stata una soddisfazione immensa. Un'altra soddisfazione più grande è vedere uno screen di una ragazza che mi ha mandato una foto mia con il trofeo e in più che aveva fatto l'ordine su WhatsApp, mentre ho scritto ti supporterò sempre, una cosa del genere. E quello è il mio più grande, si è esportato, e quello per me è il più grande trofeo. Se grazie a tutto questo e grazie a voi, veramente grazie a voi che mi sostenete sempre e siete tutto per me, veramente siete tutto e vi voglio un mondo di bene. Per me è stata un grande traguardo, una grande soddisfazione, ma non è stato grazie a me, è stato anche grazie a voi, quindi oltre a ringraziare il supplement, io ringrazio anche tutti voi e a voi in generale, perché so che mi seguite sia maschi che femmine, cioè io sono troppo contenta. Infatti quando sono queste situazioni, infatti ieri che ho registrato il video mi sono un po' impappinata come sempre, ma io sono così, quando mi emoziono sono così. E niente, mi sta dando un braccio a quel paese e niente, quindi ragazzi io adesso vado a cambiarmi, il video si è esportato quindi posso perfettamente chiudere tutto. Poi vabbè, stasera qualche bacio do un'altra controllatina, perché guardate qui quanti file ho sul desktop, che devo fare una cartella perché altrimenti qui, a parte che devo prendere le pendrive e devo salvare tutto sulle pendrive, tra i video di YouTube, video questi qua, ho un macello, vi faccio vedere. Cioè guardate qui, questi sono stati messi adesso, infatti devo fare le cartelle, vabbè queste due musiche andranno via, devo fare un po' di pulizia, quindi vediamo un po', o stasera, sì stasera per forza, perché stasera devo editare anche questo vlog, quindi da qui deve scomparire tutto, e niente, quindi adesso vado a cambiare, quindi andiamo a vedere che mi devo mettere. Per la palestra presi, praticamente metto questo leggings blu di Prozis con questa felpa sopra aperta rosa. Ma già beccato il colore e la canotta nera, perché praticamente all'inizio mi alleno così, io con la felpa sopra, poi dopo un po', quando tipo mi sono riscaldata bene, prendo leva e rimango in canotta, però alla fine sopra. Adesso vi faccio vedere io che combino. Praticamente io che faccio? Cambio il pantalone, quindi vado a toglierlo dopo, poi levo la felpa, ovviamente questa rossa la levo, e che faccio? Visto che devo andare prima a scuola guida, comunque mi metto i leggings. Poi mi rimango questo maglione sotto, mi metto la felpa rosa sopra, a posto. E poi in palestra vado, mi levo tutto, mi metto la canotta, mi metto la felpa e vado ad allenarmi. Io faccio sempre così, io faccio sempre queste cose. Quindi niente, adesso mi cambio, vi faccio vedere il look finale e poi andiamo a cucinare. Poi qua mi sono ricambiata. Comunque, devo dire la verità che questo completo non fa tanto schifo insieme. Comunque, adesso vado a cucinare perché sono le 4, mi devo anche muovere perché per le 5 precise devo scendere, che devo andare a scuola guida. Quindi per dirvi, la mia vita non è tutta. Ok, ma faccio con calma. No, io sono ancora, non sono io. Pensate che stamattina siamo andati insieme in cantina a prendere l'acqua, solo che ovviamente ho preso due bottiglie per me e due bottiglie per i miei genitori, cioè per la mia famiglia. Quindi ho mo' le mie due bottiglie, perché io prendo l'acqua naturale, è finita. Quindi devo riscendere giù, devo fare il carico di nuovo dell'acqua mia, perché devo riempire il bottiglione grande di 2 litri da portare in palestra. Bene. Allora, queste sono le scarpe. Sono troppo troppo belle e troppo comode. Io mi ci trovo da Dio. Sono troppo morbide. Infatti, super acquistone. Iniziamo a preparare il pre-workout finalmente. L'ultimo mio pasto è stato all'una, quindi sono 4 ore che non mangio. Allora, sono questi qua i fiocchi di latte. Questi qua sono troppo buoni, li trovo all'Eurospin, quindi farò fiocchi di latte. Poi vado a provare questa pasta qui a misura tortiglioni, fibre extra. Sinceramente mai provata. E poi vado ad aggiungerci i cavoletti di Bruxelles. Quindi adesso metto l'acqua per la pasta, poi raga amalgamo tutto e dopo col piatto completo vi dico le quantità. È inutile che vi faccio vedere io che metto i fiocchi di latte o che metto i cavoletti, alla fine sarà. Poi
Una ricetta molto veloce e molto semplice da fare, non è niente di elaborato. Ho calato proprio in questo momento la pasta e visto che ci mette comunque 10 minuti e io per scendere un attimo giù e prendere tre bottiglie d'acqua non perdo chissà quanto tempo, vado un attimo giù, vado a prendere l'acqua, nel frattempo recupero il tempo, preparo anche la borsa per la palestra e vi mostro tutto perché altrimenti se aspetto che qui che bolle non faccio più niente, mi ritrovo alle 5 che ancora non ho mangiato, ancora non ho fatto la borsa e la palestra. E sto a zero. Piatto super veloce ma super buono con 100 g di pasta, 100 di fiocchi e 100 di cavoletti di Bruxelles. Quindi adesso mangio, sono le 4 e mezza, che tra mezz'ora devo andare a scuola guida. Buon appetito! Mino che sta per riuscire di nuovo. Con lo zainetto di All Supplement super super comodo, cioè veramente ci entra la vita in questo zainetto. Pensate, ci entra un asciugamano. Una maglietta, due bottiglie perché poi io porto quella da 2 litri grande, vabbè che sapete il mio travasetto che faccio con la bottiglia piccola, sempre di All Supplement, con la borraccia che mi trovo bene, guantini, deodorante, cuffie, fazzoletti, spazzola e niente più. Quindi adesso vado a scuola guida, vado ad allenarmi e noi ci vediamo sicuramente il solito check dell'allenamento. A dopo! Sto da 3 ore in palestra, ho perso proprio la connessione del tempo. Qua sono rientrata a casa, infatti ancora non mi levo il giubbino, non me lo posso togliere. Praticamente ero ragazzo morendo, morendo di fame, penso che dalle mie condizioni si può vedere. Arrivo sempre così a fine di una serata, sto sempre KO. Infatti adesso l'unica cosa che voglio è mangiare. Farò una cosa semplice. Faccio couscous con, visto che ho un botto di Macross ancora, couscous con petto di pollo con la curcuma. Buono. E poi mi sono avanzati ancora dei cavoletti di Bruxelles. Li consumo e così finiti anche loro. Quindi adesso mi levo il giubbino, sto un attimo e mi metto i fornelli e poi vabbè mi faccio una doccina veloce, ma quello quando chiuderò il vlog e poi mi dedicherò ad editare questo video. Non fa niente che stasera vado a dormire tardi, però chi mi segue su Instagram lo sa che lo faccio sempre. L'importante è edito il video, carico e poi vado a dormire. Quindi adesso vado a togliermi questo giubbino. Ma io per domani devo farmi anche italiano e diritto. Bene! Oddio, mi devo fare italiano, però la mia amica è molto brava, che la voglio troppo bene, mi ha mandato italiano perché sapeva già, ti ho fatto via la parafrasi, la devi scrivere solo, quindi è una cucciola. Ti voglio bene. Italiano, ok, basta che me lo scrivo, me lo leggo, me lo ricordo. Diritto della verità, non me la cavo male, cioè nel senso che a scuola ascolto, quindi domani qualche va visto che ho un'ora buca, sottolineo e imparo a scuola veloce veloce, ed ecco qui fatto. Ecco cosa significa avere una buona memoria e ho anche una memoria fotografica, cioè che io quello che scrivo, basta che lo scrivo, lo ricordo, poi basta ascoltare in classe. Fortunatamente ascolto in classe i professori e quindi tutto a posto. Adesso ragazzi, devo andare a mettere questo giubbino che sto morendo di caldo e mi devo fiondare in cucina. Eccoci qua alla fine di questo vlog barra Wetit Day, io spero che vi sia piaciuto. Concludo qui perché comunque sono le 9:30, io adesso vado ad editare il video, questo qui ho, e nel frattempo che si esportano tutte le clip mi inizio già a scrivere italiano e poi vabbè mi faccio una ripassatina, però edito prima il video perché così io, mentre non si esporta, mentre poi non si carica, ho tantissimo tempo ancora così da concentrarmi su italiano. E quindi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!